che riconsegna lì Adileni, poi parte, arresto, tiro e ovviamente neanche il ferro. Cibramos prende il pallone anche con Datome, che era molto vicino, il tempo per fare questo tiro lo trova, come Datome in questo momento dall'angolo. Adesso ha bisogno di un recupero, vediamo Heinz contro Watt, eccolo il recupero, Panther è in inferiorità numerica, aspetta Datome, trovato il canestro, c'è il fischio. E vedete qui ancora il gioco a due, poi Biliga cancella tutto. Sorpreso, intanto questa è la stoppata regolare. La presa Heinz, 3-9 e schiaccia! Ma cos'è? Inchiodato Watt per terra. Spacca caviglie. Molto machiavellica, molto molto intrecciata, non c'è, con due difese che ti mettono in difficoltà. Vedi che i tiri non sono tiri facili. Rifiuta il blocco di Heinz perché si accorge di poter andare fino in fondo, poi lo scarico, l'idea mette i piedi a posto. È tornato anche il ciaccio per l'Armani Exchange, ecco lo spagnolo che va in fondo, cameriere convalidato dagli arbitri. Ha aiutato la sua squadra a non subire due punti facili. E anche qui grande la chiusura, contro chiusura, palla fuori, tripla di Gigi Datome. È quello che è successo a Watt, la paura di essere stoppato lo ha portato a forzare quel tiro. Si alza con la tripla Rodriguez, che vorrebbe anche il fallo. E allora Rodriguez, 40 secondi, forse l'ultimo attacco dell'Olimpia nel primo tempo. E il Ciaccio vuole tre punti e se li prende. Gestito da Adileni, che gioca due con Heinz, che ripropone il blocco, alla fine riceve di nuovo il consegnato. Adileni vuole attaccare e alla fine ci riesce e segna un canestro incredibile. Toccare col polpastrelli a calcolare la traiettoria, l'angolo e la velocità. Arriva Panther sul blocco di Lidei e poi può giocare il pick and roll proprio con Heinz, servito, extra pass. Lidei prende la mira e come nel primo tempo dall'angolo. E alla fine qualche contatto ha fatto partire il fischio degli arbitri, l'alzata del Ciaccio che ha una grande visione. Vedete consegnato l'uomo De Nicolao che si accorge per la Reyer. Ora ancora Heinz che lascia lì il pallone, linea di fondo presa dall'Idei, che adesso ha bisogno di difendere, ma c'è il Ciaccio ispirato che di nuovo trova Heinz, che torna dallo spagnolo, che lo riserve con una magia. Fanno quello che vogliono, il modo di farti male, o se lo arriva un aiuto. Torna soprattutto con il pallone in mano il Ciaccio Rodriguez, che parte contro Clark, lo fa impazzire dietro schiena in fondo, cameriere senza neanche ordinare. Due blocchi di Biliga, ecco il cambio, ecco la palla dentro, deviazione con il piede di Watt. Alla fine Casarin non può nulla contro Biliga. No, non puoi andare, ma se non trovi la palla, dico, ogni altro tipo di contatto, acquato di Rodriguez intanto e rubata De Nicolao. E più 19 e adesso in arrivo un quarto periodo di gestione controllata per l'Armani Exchange, che ha Rodriguez altissimo tra Heinz e Rodriguez. Stavo già pensando a un'ottica di potenziale MVP, Shields. Se dovesse finire in questo modo ti dirà che la difesa ha fatto completamente la differenza e sono d'accordo con lui. La palla sul lato sinistro del campo, torna in mezzo, guarda Watt, capisce che si può tirare perché è un 5. Il verdetto del campo ormai è arrivato con la vendetta dell'Olimpia dopo la sconfitta l'anno scorso. E allora perché lasciarla a una semifinale? Diventa uno show contro la difesa dell'Armani Exchange. Qui torna a segnare Adileni, si ributta dentro e mette in funzionamento il polpastrelli dicendo fate voi. Rotazione favolosa di Shields che arriva sulla palla di De Nicolao. È uno step di Lidei contro Mazzola. Ora campo grande marca Moraschini, o almeno prova a farlo, battuto, e Wojciechowski. Cicciarini attacca di nuovo, ultimi 70 secondi, dentro Biliga sulla testa di Cerella. 11 su 23 dall'arco per Milano, 47%, quasi 60-2, l'appoggio di Cicciarini. Vale il più 31, 19-8, credo che Costi Raffaele l'abbia indicato di non tirare più.